Lucio Dalla era multiforme nel corpo e nell'anima. Era il multiplo di se stesso. Il suo genio artistico gli permetteva di essere chi voleva. Poteva essere uno e insieme una moltitudine. Tra il suo arrivare e il suo partire viveva una intensità che non si poteva esaurire. Al suo apparire, tutto intorno a lui diventava visionario, realistico, magico. Era come se ad ogni passaggio lasciasse una scia fatta di emozioni. Le sue immaginazioni erano sempre a fuoco. Lui era il quadro, tutto il resto era cornice. Lucio era musica, cinema, canzoni, teatro, danza, opera lirica, pittura, letteratura. Era tutto quello che sognava di essere, tutto quello che voleva essere. Era un coltivatore diretto dell'avventura umana. Era un cercatore affamato di poesia, che sapeva trovare comunque sia. Era un funambolo del pensiero. Era un compositore fantasista che sapeva dare musicalità alle parole e un sentimento alle note. Così nascevano le sue interpretazioni uniche e ogni volta diverse, che erano opera d'arte dell'opera d'arte più straordinaria che ha creato, la sua vita. Dalla sembrava affrontare la sua vita con la lucidità di un visionario, perché era insieme Don Chisciotte e Sancho Panza, il Monello e Charlot, il Brutto Anatrocolo e il Cigno. E quando era necessario, perfino Stanlio e Ollio. Insomma, era un pezzo unico e inarrivabile. Per raccontare Lucio Dalla abbiamo usato le parole di Vincenzo Mollica, che lo conosceva bene. Bologna, la sua città, gli dedica la prima grande mostra tutta per lui. Lucio Dalla, anche se il tempo passa. Fino al 17 luglio al Museo Archeologico.